Pronti, no? Che c'è un palo. Oh, per dove? Per di lì. Andiamo. Si parte da Martorelli, stazione centrale. Le uniche parole che ho per questo momento sono ai. Come vedete, non possiamo attraversare. Non qui, quantomeno. Andrea, come andiamo? Come andiamo? Bene. Sì, no, tranquilli. C'è già stanchezza, ma... Sì. Ma noi che non siamo studiati, tiriamo avanti. Notare il tempo, eh? Perfetto. Che per il momento ci sta graziando. Cut! Quello laggiù in fondo è il Montserrat. Con le vigne, noi si prosegue. Questo simpatico fuori programma che ci ha glassati di pantano. Di merda. Viola. Però con una bella vista al Monse. Primo pezzo, pistero. Vabbè, come potete notare, siamo fermi. In una stazione. Abbiamo fatto un mega bailout. Dopo 90 km di fango e bestemmie, e io non ne avevo proprio più. E quindi Andrea mi accompagna lungo il cammino ferrato. Sì. Intanto ci spariamo una bella IPA e gliela diamo su. Gliela diamo abbastanza su, sì. Però comunque lo possiamo chiamare giorno, come dicono gli anglosassoni, we can call it a day. Sì, domani facciamo 160. No, facciamo un piano alternativo. Dai! No, mandi. Bene, dopo aver cambiato copertoni con la bici di Andrea, facciamo un attimo di colazione, siamo in mega ritardo, ma chi se ne frega, siamo qui per godere. E poi 70 km impegnativi. Buongiorno, per iniziare bene la giornata. Beh, la giornata non è iniziata nel migliore dei modi, visto che ho dovuto smontare due ruote e mettere dentro camera d'aria, non c'è due. Fortunatamente il mio compagno di viaggio ha avuto molta pazienza e mi ha aiutato. Io ne ho ancora molta. Adesso inizia la salita, inizia anche il caldino. Siamo... non sappiamo bene dove, però vicino alla ridente Mora d'Ebro. Che bel castello quello. Novembre! È tempo di migrare. Remember. Però mi ha un culo col tempo per ora. Abbiamo iniziato la salita cattiva e con calma si fa. Questa è una zona piana, per capirci. Andrea! Siamo ufficialmente in mezzo alla nave. Sì. A nulla. Vediamo che dovremmo scavalcare la roba là dietro. Mi sa anche a me. Abbiamo attraversato la prima montagnola dietro di noi. Adesso abbiamo altri 6 km di salita cattiva. Poi una lunga discesa e poi ci penseremo. Un po' alla volta. Beh, ieri la nostra giornata è stata tutta così. Oggi almeno è il primo che incontriamo. È un po' mandrativo. E poi buttati dentro, sennò mi butto io. Ai, è profondina. Mi bagnerei i piedini. No. Diciamo che quello che non si vede da Google Earth sono i pietroni che ci sono per salire. Tu sai che c'è una salita con una pendenza abominevole, ma non vedi il terreno, che è così. E spacca le gambe. Le sorprese della vita. Le sorprese della vita. Però il panorama merita. È fichérrimo. Ivi incluso il culo di Andrea. Soprattutto quello. Puttana.
Sì, si vede che abbiamo fatto mountain bike, sì. Siamo sul primo picco della giornata, ne avremo un altro poi. E siamo... Beh, ne avremo altri due, no? Uno adesso. Adesso risaliamo e poi scendiamo. E poi abbiamo la salita lunga. Sì, le ruote che non girano perché sono glassate, ma siccome c'è discesa adesso si sglasseranno. Come andiamo? Molto bene. Molto bello. Anche perché è discesa. Una propera. Flippo, eh? Sì, flippata. Che grande. Ciao. Ciao. Grazie. Deo. Le ginocchia. Un certo risentimento muscolare. Ma che bello. Figata sta zona. Cosa potremmo fare? Non piangere? Queste nuvole non promettono niente di buono. Adesso non dovrebbe mancare troppo. Cosa dici? Che se piove ci portiamo anche l'ombrello. Effettivamente l'ombrello è una delle poche cose che non abbiamo. Senti l'ombrellino qua, ci potrebbe fare un brevetto con un portaombrello qua. Che ci siamo quasi. Quasi. Ce n'è uno. L'ultima ripresa prima che scenda la notte. Siamo partiti da Arnes, andiamo verso il Mas de Damià. Fa freddino. E abbiamo un po' di salita. Toccherà farla. Però è bello. Sì, e andiamo a berci la meritata birretta. Io. Tu. Ti berrai il barattolino di alcol. Vedrò il barattolino di alcol. 95%. Siamo al rifugio. E stiamo smontando di nuovo la bicicletta. Perché non so se si vedrà qualcosa. Probabilmente no, ma è bucata. Nel frattempo abbiamo fatto pocherello e stiamo asciugando le cose. Come vedete dal... Però mi ha portato fino al rifugio, eh? La buca, ma mi ha portato fino al rifugio. Dai, almeno ti concediamo. Quasi, quasi, perché l'ultimo chilometro è spinto. L'ultimo chilometro è spinto, sì. Nel frattempo, come forse vedrete, stiamo asciugando roba perché abbiamo dovuto guadare un po' di fiumiciattoli in piena. Questo è stato guadare e anche stendersi, sì. Io mi sono steso dentro un fiume, sì. È vero, è vero. Qui è dove abbiamo dormito stanotte, più o meno dormito. Non so che faccia ho e non voglio saperlo. Ma adesso iniziamo a pedalare. Che ora è, Andrea? 7.40. 7.40? Boh, evaporiamo. Evaporiamo, no? Evaporiamo, sì, sì. La tua faccia non è così male. No, sto bene. Io mi sento una caccola. Sento una caccola. C'è una caccola lì. Una caccola? Sì. No, di lì, no, di lì. L'ignoranza vince. Primo video di giornata. Ai ai. Ai ai ai, sì.
un documentato. Un secondo, oggi poco perché c'è la stanchezza. Molta sofferenza. Quando c'è sofferenza c'è poco video. Andiamo in cerca di cibo. E adesso vi faccio vedere il mare. Non sembra distante, ma lo è. Siamo in mezzo a un olivetto molto 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 bello. Quanto manca? Una quarantina di chilometri. Direi che è bene, dai. Meno che andare e tornare da Udine. Ulivi a perdita d'occhio. A destra e a sinistra. Buongiorno. Again. Alla prossima.